ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, che inizia subito con la lettura dei quotidiani che oggi troviamo in edicola. L'apertura è dedicata alla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali per poi passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Perciò vogliamo subito iniziare con il quotidiano Il Centro di Pescara, con il titolo del taglio alto di copertina: scuole senza mensa, l'ira dei genitori, Pescara rifiuta l'offerta del comune, è a rischio il tempo pieno. Poi abbiamo nel taglio medio, oggi si gioca Pescara-Foggia, Pescara all'assalto, Pilon punta su Cunet e Monachello, oggi alle ore 15, infatti all'Adriatico sfida il Foggia di Grassadonia. Adesso vogliamo vedere gli articoli di spalla. L'Abruzzo al voto, Pagano frena Fratelli d'Italia, il candidato va condiviso. Sempre nel taglio medio del quotidiano Il Centro, autostrade A24, A25, il Ministero, viadotti sicuri o vanno chiusi? Dice: i viadotti devono essere sicuri, altrimenti vanno prese misure drastiche, anche la chiusura. Vogliamo vedere negli articoli di spalla, nei box di destra. Pescara, il mercatino etnico pronto entro Natale, dice: le proteste non fermano il progetto dell'amministrazione comunale per la realizzazione del mercatino etnico nel tunnel della stazione. Ci spostiamo a Montesilvano, strage di pesci sotto accusa uno scarico ACA. Adesso nel taglio basso, due ragazzi muoiono nello schianto, e incidente a Milano, moto contro auto, le vittime sono di San Salvo e Fresa Grandinaria. E nel box del taglio basso vediamo lo studio dell'Agenzia Sanitaria Regionale: l'Abruzzo nascono pochi bebè. E nell'intervista in basso, nel taglio basso, nel box di destra, intervista a Miss Italia: il mio cuore batte per un abruzzese. Abbiamo letto il Centro della provincia di Pescara, vogliamo passare adesso alla prima pagina del quotidiano Il Centro della provincia di Chieti, della zona anche di Lanciano Vasto. L'articolo di copertina, il titolo, sempre per l'incidente che è successo, schianto in moto, morti due giovani, tragedia a Milano, le vittime di 23 e 29 anni di San Salvo e Fresa Grandinaria. Vogliamo, infatti, ecco anche la foto dei due giovani che sono venuti a mancare in questo incidente. Poi passiamo nell'articolo di spalla: San Salvo, spaccata al bar del centro, rubate sigarette. Chieti, Maruccino senza più soldi, stop all'opera. Nel taglio basso del quotidiano: studente modello con un chilo di droga. Chiedi, allievo di medicina arrestato nel campus universitario, spacciava in stanza. Atessa, Ducato record, FIOM vale come un bocconotto. Nel taglio, nel box del taglio basso, lo studio dell'Agenzia Sanitaria: Abruzzo nascono pochi bebè. Anche qui si parla sempre delle nascite che sono in calo. Vogliamo adesso passare al quotidiano Il Centro, sempre Il Centro, però questa volta della provincia di Teramo. Come titolo di copertina nel taglio alto: Palazzo Pompetti, chiusura parziale, bar e negozi potrebbero restare, gli uffici comunali invece vanno via. Qui invece vediamo nella foto del taglio medio: Caidi, oggi gioca anche il Teramo, con la Samp dobbiamo vincere. Nebil Caidi affronta domani la San Benedettese per la quinta volta quando veste la maglia del Teramo. Nell'articolo di spalla vediamo in piazza a Teramo: musica troppo alta, il Vescovo si lamenta. Il presule lo ha fatto, presenta all'assessore Stefania di Padova durante un colloquio casuale in piazza. L'assessore dice: il Vescovo ha usato toni molto garbati, non ha fatto nessuna polemica.
Sempre a Teramo, la Lega resta senza consiglieri comunali. Ci spostiamo nel taglio sempre medio del giornale. Martin Sicuro, scippa anziana bloccata dopo l'inseguimento. Vogliamo adesso spostarci, sempre il centro, questa volta della zona dell'Aquila, Vezzano e Sulmona, come titolo di copertina nel taglio alto, parco urbano e teatro, tutto fermo. L'Aquila, il caso Piazza d'Armi, storia lunga 10 anni, il progetto si è arenato. Invece vediamo la foto di copertina nel taglio medio, protezione civile, teste in centro storico all'Aquila, sgomberata sede comunale, i cani protagonisti dell'esercitazione. Infatti vediamo proprio l'esercitazione che è stata fatta all'Aquila. Articolo di spalla. L'Aquila, sempre la zona dell'Aquila, cocaina e hashish, 13 imputati vanno a giudizio. Infatti qui il sommario dice 13 persone sono finite sotto processo per una serie di cessioni di spaccio di cocaina e hashish a giovani operai della ricostruzione. Gli imputati rigettano le accuse, ma la polizia ebbe modo di raccogliere molte prove da valutare in udienza. Sempre parliamo del calcio. Dopo Avezzano Cesena, Sassi allo stadio sotto inchiesta, altri 5 ultra. Vogliamo adesso vedere la zona di Sulmona, lite tra donne, feriti a colpi di chiave inglese. Passiamo alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo. Come titolo di copertina, amici morti anche qui nello schianto, si parla dell'incidente che è successo, vittime dell'incidente Marco Forlano di Fresa Grandinaria e Emiliana Colitto di San Salvo. La tragedia in moto l'altra notte a Milano dove lui lavorava e lei frequentava la Cattolica. Vediamo nel taglio medio. Si parla anche qui di Pescara, delle mense, sfuma l'accordo, tutto da rifare, bagarre nelle scuole del capoluogo adriatico, i genitori di servizi scaricati sulle famiglie. Autostrade, della strada dei parchi, concessioni le richieste di Toto, ma il gruppo replica, piano superato. Le autostrade per altri 20 anni. Il gruppo Toto, secondo i documenti diffusi dagli ambientalisti del forum H2O, avrebbero chiesto di prolungare di 20 anni la concessione. Vediamo sul titolo di spalla. Candidato a Fratelli d'Italia per le prossime elezioni regionali, Forza Italia punta i piedi. Ripensateci. Scusate. Il quotidiano La Città della provincia di Teramo. 5 indagati per la scuola materna. Isola, inchiesta della Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità nel progetto dell'appalto. Elezioni provinciali il 31 ottobre, prima il presidente, poi il consiglio. Vediamo la contestazione nella foto. Teramo, il sindaco chiederà nuove verifiche sull'inagibilità. Niente alcol al paese nella prepartita. Pugno duro invece del sindaco di Giulianova sugli ultra. Roseto degli Abruzzi, presto i lavori al nuovo braccio di Porto Rose. Titolo del taglio basso, sempre a Teramo, follemente festival in città Bruzzone, Cruciani e Specchia. Abbiamo terminato le prime pagine dei quotidiani regionali, vogliamo adesso passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali, il Corriere della Sera. Vediamo il titolo: Pensioni. Intesa su quota 100. Di Maio, il reddito di cittadinanza solo agli italiani. I dubbi dei giuristi. Infatti, qui dice, manovra, ho trovato l'accordo sulle pensioni quota 100, il sistema che prevede 62 anni
di età più 38 di contributi per lasciare il lavoro. Il titolo del taglio alto, tra reportage, guerriglia e paura, tra le bande dell'assedio, caos a Tripoli. Nell'articolo di spalla vediamo così cambiò la vita, Giovanni sfida la disabilità. Poi un sondaggio nel taglio medio, contrario il 56% degli italiani, sondaggio sui negozi chiusi la domenica, primo no al governo. Vogliamo adesso passare al quotidiano La Repubblica, l'articolo di prima pagina. Sforare il deficit di 16 miliardi, Movimento 5 Stelle contro Tria e i vincoli UE dell'Unione Europea. Tensione con la Lega su giochi e migranti, Di Maio, reddito di cittadinanza solo agli italiani. Vogliamo adesso passare al Fatto Quotidiano, titolo di copertina. Taglio alto, promemoria governo, cosa manca fra gli impegni e doveri dei primi 100 giorni, le 12 promesse non mantenute, legge fondazioni, antimafia, accise, pensioni d'oro, articolo 18, Fornero. Infatti qui dice l'elenco delle inadempienze della maggioranza che trova un accordo sulla manovra, reddito di cittadinanza con 10 miliardi, pensioni quota 100 a 62. Sempre in basso, nell'articolo di spalla, minacce da Consob, Mattarella, occhio al neopresidente. Poi si parla indagato nell'inchiesta nel taglio medio, il leghista Centemero concordò i bonifici con Parnasi, la procura di Roma ha iscritto il braccio destro di Salvini nel registro degli indagati. Ora accerterà se le donazioni del costruttore abbiano violato la legge sui finanziamenti ai partiti. Nel taglio basso si parla Lodi e peggio di Adro, i figli degli stranieri esclusi dalle mense. Follie siciliane, Musumeci, stato di emergenza sul sisma del 1908. Il Messaggero, quotidiano, la prima pagina del quotidiano nazionale, il titolo di copertina, pronto il pacchetto pensioni. Sul deficit al 2% ora si tratta, vertice di governo sia all'uscita a 62 anni, il reddito di cittadinanza solo agli italiani, Tria apre il disavanzo per finanziare le misure, Palazzo Chigi, prima fumata bianca. Infatti qui si parla che il ministro Tria rompe il tabù e sul deficit al 2% ora si tratta, sul disavanzo per finanziare le misure. Vogliamo adesso vedere nel taglio medio la Brexit, linea dura della May, meglio nessun accordo con l'Unione Europea. Migranti, sicurezza, decreto unico e Fico attacca Di Maio sulle ONG, braccio di ferro Salvini Bonafede sui permessi umanitari. Infatti dice che Luigi Di Maio a Pechino indossa i panni di Bruce Lee e rifila un colpo non da poco al decreto sicurezza che a Matteo Salvini sta molto a cuore. Summit Conte Raggi, scontro sui saggi, via libera ai poteri speciali per Roma. I 5 Stelle, i primi decreti nel 2019. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ieri ha incontrato il premier Giuseppe Conte e ha incassato il primo via libera alla riforma per dotare la capitale di maggiori poteri. Nel taglio basso del Messaggero, allarme per proteste degli animalisti, Francia bodyguard della bistecca contro l'assalto degli ultra vegani. Ci vogliamo adesso spostare al quotidiano Il Mattino, che ha come titoli, come
Le inchieste del mattino, pronto soccorso in crisi, la grande fuga dei medici. Mancano 1000 camici bianchi, 130 sono nella rete della Campania. Dal 2000 i tempi delle visite di emergenza si sono più che dimezzate. Nell'articolo sempre alto di spalla, il piano pensioni via 62 anni e sconto laurea. Deficit sopra il 2%, Tri apre alla trattativa Di Maio, aiuti al reddito solo agli italiani. Nel taglio medio, il fallimento di qui, il maxi crack dei buoni pasto, 123.000 negozi senza rimborsi. Le storie, noi infermieri senza lavoro al sud, assunti in Germania. Vogliamo leggere ancora? Ci vogliamo spostare nella spalla, nel taglio medio di destra. Torre Annunziata, droghe e armi, nonna Camorra a capo del clan. La TV pubblica nel taglio medio della spalla di sinistra. Vertice RAI, il consiglio di amministrazione ricandida FOA, ok in vigilanza di Forza Italia e Toto direttori. Vogliamo il manifesto. Il manifesto apre con un titolo di copertina, dalla Cina con furore, da Pechino Di Maio strepita per ottenere, da Tria più fondi per il reddito di cittadinanza ma solo per gli italiani. Alla faccia della carta, in cambio dà il via libera a Salvini al decreto sicurezza immigrati di dubbia costituzionalità che il Colle potrebbe respingere. Poi nel taglio sempre alto della spalla del quotidiano Il Manifesto, la Grecia verso le elezioni, le difficili alleanze a casa in Europa, Tsipras su due fronti. Nel taglio medio, il ministro rilancia la candidatura di Torino alle Olimpiadi, ma ormai è troppo tardi, Toninelli gioca per salvare Appendino. Alta velocità, Parigi decide il governo italiano, mentre Toninelli evita il confronto con i no-TAV a Torino, dalla sua omologa francese arriva un'importante presa di posizione. Nel taglio basso, nel box di sinistra, un caso lungo 10 anni, occhi pinti, Cucchi, ora il mondo ci guarda. Telecamere antidroga, le scuole sicure le fanno i ragazzi che le attraversano. Vogliamo passare al quotidiano Libero, il titolo di copertina della prima pagina nel taglio alto. Il cittadino ha il diritto di proteggersi, Salvini non molla l'osso, voglio la legittima difesa. Dopo aver chiuso i porti ai clandestini, il ministro punta a chiudere le case ai ladri. Parte il giro di vite contro i profughi vaganzieri e chi commette reati smania. Vogliamo passare al taglio basso dei titoli. Musulmani liberi di insultarci nelle nostre città. Le bandiere nere sono minacciose mentre le camicie nere sono folklore. Battuto ogni record di velocità. 45 anni, 3 figli ed ex paracadutista, donna razzo, corre in bici a 296 km l'ora. La verità, l'infinita tragedia di Genova, sfregio di autostrade sulle vittime. La società di Benetton aveva garantito che i primi aiuti dati a chi ha perso un familiare o la casa nel crollo del ponte non avrebbero precluso la possibilità di fare causa, ma poi ha fatto firmare un documento che dice l'esatto contrario. L'ennesima presa in giro. Vogliamo passare alla foto di copertina nel taglio medio. Indagati Bonifazi, tesoriere del PD, amico di Renzi. Nel taglio medio, il Papa chiarisca o si scordi i nostri soldi. Il direttore di Legatus, l'organizzazione cattolica che finanzia il Vaticano con milioni di dollari. Quest'anno però abbiamo bloccato il bonifico. Noi prendiamo molto sul serio il memoriale Viganò e vogliamo risposte.
Infatti qui nell'articolo dice, ci dicono come usano i nostri soldi e a chi rispondono, dice la verità. Legatus, che è un'organizzazione di facoltosi uomini d'affari cattolici. Nel taglio medio, i discriminati, le associazioni LGBT piangono, però incassano vagonate di soldi pubblici. Giù la maschera nel box di destra del taglio medio, né fascismo né nazismo erano di destra e la sinistra non è buona. Nel taglio basso, vediamo, la maledetta Leosini e un fiorello per la Leotta. Ecco gli atipici della TV. Vogliamo andare a leggere il Sole 24 Ore, imprese in minieres per gli utili reinvestiti, meno debito nel 2017. Negli articoli di spalla, lato destro, Ponte Fincantieri non ha la qualifica per ricostruirlo. Mercati ancora corsa Wall Street, ma con rischi di instabilità. Vogliamo andare avanti con la lettura della stampa. Con l'articolo di copertina, Lega e Movimento 5 Stelle, patto sulla finanziaria, compromesso tra Salvini e Di Maio, ma rimane il problema delle coperture. Tria, restiamo sotto il 2%. Infatti, via libera al reddito di cittadinanza in cambio del sì sui decreti immigrazione e sicurezza. Retroscena, dice, stretta sui migranti, ma il Colle potrebbe non firmare. Passiamo a altro titolo, sulla RAI, manca il sì della vigilanza, il consiglio di amministrazione vota ancora FOA alla presidenza, Matano verso il TG1. I documenti segretati, dice qui, la CIA e Tangentopoli riavvicinerà Craxi a Iran e Libia. Vogliamo vedere nel titolo centrale del taglio medio, la classe media guida il boom dell'ultradestra in Germania. Una manifestazione dell'estrema destra del centro di Chemnitz in Germania. Vogliamo vedere ancora il Tempo. L'articolo del Tempo, che parte sempre con un articolo d'inchiesta, riparte lo stadio, nonostante gli arresti e gli indagati e le indagini su Carroccio e PD, il comune blocca il progetto. Americani, asiatici e australiani fiutano l'affare, ma i grillini continuano a litigare. Nella foto di copertina del taglio medio, vediamo, in Parlamento non lavora nessuno, inventiamo se qualcosa da fa, perché così non ci passa più. Nella spalla del taglio destro, medio, la sindaca batte cassa su Conte, stangata Raggi, rivuole IMU e TASI sulle case sfitte. Poi vediamo quello che è successo a Rebibbia, la mamma che ha ucciso i due figli, deliri della mamma killer, non ho ucciso i bimbi, sono liberi, fuori di qui. Vogliamo passare al taglio basso, dei titoli che sono riportati sul quotidiano Il Tempo, tasse giù e pensioni a quota 100, i soldi ci sono. Tria deficit, cede sul deficit, poco possibile il fisco più leggero per 1 milione di contribuenti, assegno subito per 400.000 italiani. Verso il via libera alla presidenza, il patto Lega Forza Italia regge, la RAI per FOA è fatta. Il giornale apre con un titolo sull'audio shock di Casalino, siamo pronti alle purghe, il portavoce di Conte, cacceremo le M puntato del Ministero dell'Economia. Di Maio record, tre addetti stampa e un solo decreto. Vediamo nel taglio medio la foto della Merkel nel mirino i più poveri, altro che accoglienza, Merkel caccia gli italiani. Esecutivo nella nebbia, l'esecutivo si incarta sul reddito garantito anche agli immigrati. Nel taglio basso, vediamo, intervista a Tajani, pronti ad aiutare Salvini, ma via i dilettanti grillini.
Il secolo d'Italia. Ricominciamo a Treju, il filo conduttore e la connessione con il mondo giovanile. Il titolo della kermesse è Europa contro Europa, una sfida del genere non può più partire. Infatti vediamo anche i titoli del taglio basso di questo giornale. In primo piano Meloni sul centrodestra, dovremmo rifondarlo. Gasparri, Rocco Castalino, stipendi top per staff Movimento 5 Stelle. FOA, anche qui verso la presidenza, ora tocca alla vigilanza. Il secolo XIX. Secolo XIX, i fondi per il terzo valico del decreto Genova dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Nelle bozze spunta un anticipo, dice, di 791 milioni per realizzare l'opera. Salvini per la ricostruzione, c'è una rossa di nomi, Conte ce li proporrà. Poi vediamo nel taglio alto della spalla destra del giornale, deleghe all'unanimità Innocenti, ma su Carige la borsa resta fredda. Nel taglio basso, patto di governo sui conti e i migranti, dubbi del Colle. Vogliamo adesso l'Avvenire, esclusi ed evasori, Di Maio, reddito di cittadinanza solo agli italiani. Vogliamo adesso passare all'ultimo titolo, poi passeremo a uno break pubblicitario. Chiara, una luce per la vita oltre il dolore. Adesso vogliamo fermarci per il momento per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa. Bentornati per la seconda parte di Mattino 6, torniamo subito alla lettura delle notizie, vogliamo concluderle con le prime pagine, quelle nazionali, però questa volta quelle sportive, la Gazzetta dello Sport. Icardi, lasci o raddoppi dopo la rete capolavoro e Champions prova a sbloccarsi in campionato. L'allenatore, per essere campione, deve giocare tutta la partita a servizio della squadra. Nella spalla, in alto a destra, Cristiano conquistato dall'effetto bianconero. Vogliamo adesso, dopo aver letto alcuni titoli della Gazzetta dello Sport, passiamo al Corriere dello Sport. Dopo il colpo in Champions, Spalletti insegue il rilancio in campionato, l'impulso è il gol ritrovato da Icardi. Totti non la manda giù, l'ex capitano, nel taglio medio leggiamo, della Roma rivela: fu Spalletti a spingermi più degli altri verso il ritiro, litigai con Cassano per un assegno sparito, ora aiuto Difra. E inoltre vogliamo passare al quotidiano sportivo Tutto Sport, l'articolo di copertina: dilaga l'effetto Ronaldo alla faccia di Brick, inarrestabile, lo scandalosa espulsione di Valencia non ferma CR7. Nel taglio alto, notte di grande calcio a Marassi, Giampaolo, aspettatevi sorprese, Spalletti sprona Icardi, Samp e Inter, lo show è qui. Vogliamo adesso passare, abbiamo concluso la prima parte della lettura di tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, vogliamo passare adesso alle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo leggere il centro della provincia di Pescara come articoli interni, l'Agenzia Sanitaria Regionale. In Abruzzo si nasce meno che in Italia. Nel 2017 sono venuti al mondo 9.455 neonati, il 7,2 per 1.000 abitanti. Aumenta a 33 anni l'età media delle mamme. Vogliamo andare avanti, vogliamo anche vedere, viste le prossime elezioni regionali che ci saranno in Abruzzo, Pagano mette il freno a Fratelli d'Italia e il coordinatore forzista candidato da condividere, Meloni non può scegliere chi le pare, il centrodestra deve vincere. A riguardo mandiamo un servizio che è stato fatto dalla nostra redazione del TG6. Prego.
Tra i due litiganti il terzo gode, o almeno così sembra. Dal vertice romano di ieri a Palazzo Grazioli, il centrodestra, ricompattato dopo la fuga al governo della Lega con i 5 Stelle, ha deciso come suddividere tra le sue varie anime le candidature per le prossime regionali, a meno di clamorosi dietrofront sotto la spinta dei mal di pancia che si stanno manifestando in queste ore tra le liste civiche e i forzisti. La candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo dovrebbe spettare ad un uomo di Fratelli d'Italia. Il tutto in un quadro nazionale che vedrebbe in Regione Piemonte la candidatura di un rappresentante di Forza Italia, in Basilicata di un delfino delle civiche gradito agli azzurri, in Sardegna e in Trentino di un leghista ed in Abruzzo, per l'appunto, di un esponente del partito guidato da Giorgia Meloni. Emerso innanzitutto una cosa importante, che il centrodestra si proporrà in maniera unita in questa competizione elettorale molto importante. E poi c'è una possibilità anche abbastanza concreta che nella suddivisione nazionale Fratelli d'Italia possa indicare una donna o un uomo come candidato della coalizione, candidato che ovviamente dovrà trovare l'assenso dell'intera coalizione. Cosa accadrà ora, visto che nel centrodestra, soprattutto in Forza Italia, ma anche nella Lega, c'erano state già delle candidature più o meno ufficiali per quanto riguarda la carica di presidente? Ma c'erano e penso ci sono ancora sul tavolo dei nomi di candidati spendibili, persone che hanno esperienza, persone per bene, persone che potrebbero tranquillamente far fare il salto di qualità alla nostra regione. Ma se sarà davvero Fratelli d'Italia a dover esprimere un candidato, questo candidato potrebbe essere anche Guerino Testa? Ma non abbiamo fatto nomi, non abbiamo fatto identikit, io da sempre mi metto a disposizione del partito, ma non penso che questo sia oggi all'ordine del giorno. All'ordine del giorno sia quello di trovare una persona che possa veramente far fare il salto di qualità a questa regione, che possa trovare il consenso ampio e assoluto da parte di tutti i partiti della maggioranza. Ma il tavolo romano ha fatto saltare gli schemi anche in Forza Italia regionale, dove il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha già annunciato che per il momento non ritirerà le sue dimissioni e dove sono ancora forti i nomi di Fabrizio Di Stefano, gradito anche alle liste civiche, e Mauro Febbo. Segno che in Forza Italia comunque non c'è molta voglia di arrendersi a quanto deciso dai leader nazionali. Vogliamo continuare con la lettura delle pagine interne. Autostrade A24 A25, il Ministero, chiudete i viadotti insicuri. Il direttore del MIT scrive a Strada dei Parchi e Comune di Cerchio, il sindaco chiedeva notizie sulla certificazione sismica. Nel taglio medio, Forum H2O e altre associazioni, ambientalisti contro la concessione. Toto vuole allungarla, ma la società dalle onlus è solo disinformazione. Anche qui mandiamo un servizio in onda fatto dalla redazione del TG6. Prego. Toto vuole prolungare l'affidamento della concessione per le autostrade A24 e A25 per altri 20 anni, spostando la scadenza dal 2030 al 2050, spendendo 3 miliardi 140 milioni di euro, di cui 2 miliardi pubblici a fondo perduto. Così le associazioni Forum H2O, Nuovo Senso Civico e SOA, che hanno divulgato la proposta di nuovo piano economico finanziario depositata al Ministero delle Infrastrutture dall'attuale gestore Strada dei Parchi del gruppo Toto. Il documento inedito è stato ottenuto attraverso un accesso agli atti dello scorso 11 maggio, condito da un confronto durissimo con ricorsi e diffide nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e la stessa società Strada dei Parchi, che si era opposta. Nel documento sono individuati gli investimenti necessari secondo Strada dei Parchi: 1 miliardo 623 milioni per i viadotti partendo da quelli più a rischio, 375 milioni per le pile dei viadotti, 633 milioni per le gallerie, il resto su altri interventi come l'antiscalinamento già in corso per la manutenzione ordinaria. Poi sarebbero destinati 32 milioni ogni anno rispetto ai 25 attuali. Per le associazioni, a parte l'evidente irricevibilità di questa proposta, in questa fase è impensabile discutere del nuovo piano economico. In tutto questo poi però vuole un aumento tariffario per ogni anno del 3,34%, cioè prende in tre anni, ogni tre anni 10% in più del pedaggio. Beh, è una proposta a nostro avviso irricevibile, anche incredibile. Noi chiediamo al ministro Toninelli di intanto pubblicare tutti i dati. Non è possibile centellinare i documenti, noi vogliamo leggere, perché si tratta del futuro
dell'autostrada usata da milioni di cittadini sostanzialmente nei prossimi decenni. Dall'altro lato noi riteniamo che non si possa parlare di questo piano economico finanziario senza tracciare una linea chiara su quello che è avvenuto finora nella gestione delle autostrade, visto che i viadotti sono tutti degradati, e vorremmo capire quali spese sono state fatte in questi anni di manutenzione ordinaria, che sicuramente è mancata. Vogliamo anche qui la senatrice Pezzopane, che a riguardo dice: il PD insiste, trasparenza sul nuovo piano, la sospensione degli aumenti è una vittoria parziale, la battaglia prosegue. Vogliamo andare avanti, adesso ci spostiamo alla cronaca della provincia di Pescara. Come muoversi, partita e trofeo Matteotti, un weekend di divieti. Vogliamo anche qui vedere in merito al mercatino etnico, si fa pronto a metà dicembre. Alessandrini dice: andiamo avanti, i lavori riprendono lunedì per concludersi entro 30 giorni. E vogliamo passare all'argomento scuole, la ristorazione bloccata, no all'offerta del comune, le mense restano chiuse nella comune di Pescara. Sempre rimanendo nel comune di Pescara, la rivolta dei genitori, tempo pieno ottobre, propongono il pranzo portato da casa per gestire questo periodo di emergenza. Vogliamo vedere sempre argomento scuole, comune di Pescara, orari ridotti e doppi turni, ultima settimana al classico. Il cantiere procede, secondo le previsioni, lezioni regolari dal 1° ottobre. Miss Italia è stata intervistata e dice che il mio cuore batte per un abruzzese. Carlotta Maggiorana e il marito Emiliano Pierantoni si raccontano: viviamo nelle Marche ma veniamo spesso a Cadignano dai miei suoceri. Passiamo nel taglio basso. D'Ambrosio, presidente dei notai, il professionista pescarese alla guida del sindacato sociale nazionale. Adesso la cronaca di Montesilvano, l'inquinamento del fiume, pesci morti nel saline, lo scarico è dell'acqua. L'associazione Nuovo Saline, tramite un ossimetro, individua la sorgente dei liquami che hanno ucciso migliaia di cefali, il report trasmesso ai sindaci. Anche qui, verso le elezioni, Lega spaccata in città, parla il commissario, non decide Cilli. Vogliamo passare sempre all'argomento, casa di riposo, questa volta il comune di Spoltore, casa di riposo di Caprara, open day per conoscerla. Città Sant'Angelo, variante Colella, l'opposizione risarcisca chi ha sbagliato. Sempre passiamo al centro della provincia di Pescara, questa volta dell'area metropolitana di Francavilla, esche avvelenate nel parco, bonifica salva gli animali. Francavilla, la segnalazione dell'area verde della Renazze. Vogliamo anche qui passare, sempre Francavilla, si della giunta ai lavori per Villanesi e Pretaro. Questa volta ci spostiamo nell'Alta Vestina, dissesto idrogeologico, la giunta approva il piano di interventi. Penne, ammonta oltre 5 milioni il finanziamento ottenuto per la sistemazione delle strade e la mitigazione delle frane. Ci spostiamo adesso alla cronaca della provincia di Chieti, si riprende l'argomento che era in copertina. Nei titoli, tragedia a Milano, incidente nella notte, moto contro auto, due morti. Le vittime di 23 e 29 anni sono di San Salvo e Fresangrindaria, grave un terzo uomo. Vediamo, ci spostiamo sempre su questo argomento, si parla di questo tragico incidente, lontani per studio e lavoro, due cuori così grandi. Sempre sulla provincia di Chieti,
studente modello con un chilo di droga, arrestato giovane di medicina, spacciava nella stanza del campus. Il Maruccino senza soldi, il teatro, sospesi tutti gli spettacoli. Ortona, caos, parcheggi ed erbacce a due passi dall'ospedale. La provincia di Teramo, Palazzo Pompetti, i negozi e i bar si possono salvare, nuovi controlli per ripristinare l'agibilità dei locali. Sempre nel taglio centrale del comune di Teramo, se quell'edificio chiude il centro muore. Il decano dei commercianti sfoglia una follia di chiarallo di categoria. E vediamo sempre Teramo, nei crateri di Teramo e L'Aquila, CNA aiuti alle imprese edili con il sostegno al credito. Nel taglio basso, perseguita la ex fidanzata, arrestato 30enne di Giulianova, finisce in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento della donna. E vogliamo adesso passare alla pagina interna del quotidiano della regione Abruzzo. La pagina interna, sempre argomento autostrade, per altri 20 anni. Abbiamo visto anche il servizio del forum H2O, scusate, vogliamo passare alla lettura ancora qui, si parla all'interno delle mense, l'accordo salta, tutto da rifare, l'ira dei genitori riuniti nei comitati, tempo pieno o pasti o sarà battaglia. Nel taglio basso la maggioranza si spacca sul mercato etnico, no del Movimento 5 Stelle. Pescara, Alzheimer tra cura e prevenzione in piazza per il test, visita e convegno per celebrare la giornata mondiale. Federica, passiamo all'area metropolitana di Pescara, un super spot per Pescara. Vediamo che al Marina abbiamo anche la maratona dei centauri. Ci spostiamo nella provincia dell'Aquila, aeroporto, fine dei giochi, il comune caccia Express, revoca la concessione per gravi inadempienze. Vogliamo adesso vedere sempre della zona dell'Aquila. Belvedere, la rivolta degli inquilini later, i residenti si dicono preoccupati per le condizioni del ponte. Vogliamo andare avanti, ci spostiamo questa volta nella zona di Avezzano Sulmona, i negozianti inferociti, ora anche le multe, protesta il neo Comitato Commercianti Centro Città. Sono diminuiti i parcheggi, immaginiamo cosa accadrà a Natale. Nel centro pagina, Poste condannate a risarcire le somme sparite da PostePay. Provincia di Chieti, sempre sull'argomento che già abbiamo trattato, studente di medicina arrestato nello zaino, aveva oltre un chilo di droga. Dramma nella notte, anche il Messaggero giustamente lo riporta, morti due giovani che sono di San Salvo e vivevano per lavoro e per studi a Milano. A Lanciano controlli nelle scuole, i cani trovano l'hashish. Teramo, si parla ancora del palazzo inagibile, il comune ricorre contro la chiusura. Troppo tempo, qui dice, per riparare l'auto a giudizio. Ci spostiamo nella zona di Giulianova, Roseto e Val Vibrata, perseguita l'ex e finisce in carcere. L'uomo era già stato arrestato per aver violato il divieto. Vogliamo adesso passare alle pagine interne del quotidiano La Città della Provincia di Teramo. Centrodestra,
in fibrillazione per la quota Fratelli d'Italia. E intanto tra i possibili candidati alla presidente spunta il nome del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Parliamo anche qui. Su Teramo, comune pronta a contestare i tecnici del CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche. Per evitare l'inagibilità totale verranno eseguiti nuovi controlli con 3 professionisti. Provincia di Teramo, prima il Presidente, poi il Consiglio. Si vota il 31 ottobre per scegliere il successore di Di Sabatino. A gennaio scade il mandato. Via libera al secondo lotto universitario. Teramo, firmato il contratto per la progettazione definitiva dell'ampliamento della sede di via Piane d'Accio. Sempre su Teramo, l'Infomobility di Iachini passa agli inglesi. Concluso l'accordo da 100 milioni di euro per la cessione dell'azienda teramana, leader della domotica. Qui dice il Presidente, lascia un'azienda tra le più dinamiche del settore e con le prospettive più interessanti. Ricostruzione. Vediamo, il CNA finanzia le imprese edili, a disposizione un plafond da 2 milioni di euro che potrà generare un finanziamento da oltre 30 milioni di euro. I comuni coinvolti sono 60, di cui 42 nell'Aquilano e 18 nel Teramano, per un totale di 3.900 imprese. Vediamo. Chiesta la revoca, invece un altro articolo, diffida l'ASL per il bando su responsabile protezione dati. Isola del Gran Sasso, ci spostiamo, 5 indagati per l'appalto della Materna. Inchiesta della finanza sulle presunte irregolarità dell'iter progettuale e nell'affidamento dei lavori. Vediamo che la finanza in comune negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle hanno fatto visita al municipio per accogliere gli elementi. Vogliamo vedere, zona di Civitella, esperti in azione sulla frana di Ponzano, oggi sopralluogo per valutare la reale profondità dell'enorme smottamento. Vogliamo passare a Giulianova, approvati i progetti per il ponte lungomare, un totale di 1 milione di euro messo a disposizione dalla regione Abruzzo. Pronti, dice Roseto, a partire i lavori del braccio a mare, l'annuncio durante l'incontro di ieri sul porto turistico alla presenza di Lolli. Il comune di Silvia, appalto per la pista ciclabile entro fine anno. Vogliamo adesso ritornare al quotidiano Il Centro, questa volta parliamo di sport. Vediamo un attimo. Allora, eccolo qua, si parla oggi della partita del quotidiano della partita tra il Pescara e il Foggia, Pilon cambia tutto per non cambiare. Oggi alle ore 15 all'Adriatico la sfida con il Foggia, il mister non abbiamo paura di niente. Monachello centro del tridente, Capone a sinistra, Cunete o Machini in mediana. Anche qui a riguardo abbiamo un servizio che è stato fatto dalla nostra redazione del TG6. Prego. Io l'ho vista giocare contro il Palermo, non mi ha fatto una buona impressione. C'hai i due laterali, i quinti loro, che sono, e che sono molto bravi, fra l'altro molto bravo sulle palline attive, molto bravo in questo senso. Poi abbiamo l'ex Carraro, abbiamo un buon giocatore, Deli, Agnelli, sono giocatori secondo me di categoria. Davanti con Galano si sono potenziati molto, con Chiaretti, insomma una squadra Mazzeo, una squadra da prendere con le molle secondo me, molto allenata bene da Gassadone, che è un buon allenatore, che organizza bene le squadre,
e io non mi faccio ingannare dai 4 gol subiti, certo. Non me la faccio ingannare da queste cose qua, io guardo in profondità, nel senso vedo le partite, le vedo sempre le ultime due, che ho visto una squadra organizzata da questo punto di vista. Paura? Paura mai, nel senso paura è chi va in ospedale, chi ha il pensiero che c'è di avere qualcosa, quella deve aver paura. Paura di giocare contro una squadra mai, cioè, paura di cosa? Giochiamo, andiamo lì, ma scherziamo, paura non sa più nominarlo perché non esiste nel vocabolario la paura quando giochi a calcio, non deve esistere. Se no bisogna cambiare mestiere, perché la paura non esiste. Rispetto, rispetto, grandissimo rispetto, perché io rispetto di tutte le squadre, infatti io le affronto tutte allo stesso modo, col stesso atteggiamento, perciò questa è una parola che io posso dire tranquillamente. Soprattutto migliorare negli ultimi 20 metri, perché anche a Brescia, dopo l'1-1, noi abbiamo avuto delle situazioni di 4 contro 3, delle situazioni di capovolgimento di fronte che dobbiamo far male. Lì è migliorabile, secondo me. Ma io ho detto prima, accetto sempre il verdetto che viene dato, qualsiasi esso sia, però basta che sia dato. Cioè più tempo passa, secondo me, peggio è. Il verdetto deve essere, non possiamo aspettare il Tari, cioè, boh, io non so. Quando, l'ultima fase qual è? Perché anch'io non riesco a capire qual è l'ultima fase di questa situazione, perché ormai siamo a fine settembre. Cioè, quando si decide? Vogliamo continuare sempre con le pagine sportive, passiamo al Teramo, Caidi senza speranze, il diavolo perde la testa, il difensore in campo domani contro la San Benedettese. Vogliamo ritornare allo sport, questa volta alla Serie A. Spalletti, voglio l'Inter come in Champions. Giampaolo, alla Sampdoria serve una partita perfetta. Allegri dice cambia la Juventus, spazio a Perin in porta Dybala in attacco con Ronaldo e Benatia in difesa. Pescara, abbiamo visto che oggi gioca con il Foggia, e domani abbiamo il Teramo che gioca con la San Benedetta, il Teramo dice vinciamo per i nostri tifosi. Pagine sempre di sport, il Penne torna a Donatangelo, risolto i problemi al cuore. Il mediano teatino del Penne che gioca in eccellenza, il Penne senza idoneità sportiva per 47 giorni, domani potrebbe, dice, scendere in campo, mi sono tolto un peso dallo stomaco. Vediamo il ciclismo, Occhi, la 71esima edizione, domani a Pescara il trofeo Matteotti, il colombiano è il più atteso ma gli abruzzesi non vogliono deludere. Occhi su Quintana, Ciccone e Fonsi sulle strade di casa. Andiamo adesso a vedere gli articoli sportivi del quotidiano la città della provincia di Teramo. Si riapre sempre con Teramo Calcio, Caidi, si è sentita l'assenza del capitano, il centrale parla del derby, non è una gara come le altre, Ilari, gli voglio bene, ma domenica. Moduli differenti, il Teramo non cambia, idea tattica e recupera di Renzo e Speranza. Vogliamo andare avanti, si parla adesso del basket e del calcio e basket e volley a Pinedo insieme all'interno della sala polifunzionale per l'avvio delle rispettive stagioni sportive, e a Pinedo presentate le squadre della città. Infatti nella foto vediamo anche la presenza del sindaco di Pinedo. Vogliamo vedere altri aspetti e che poi concluderemo anche con
altri aspetti che sono stati, che abbiamo trattato durante questa lettura dei quotidiani, abbiamo visto nazionali, ma soprattutto vogliamo concludere così la nostra rassegna stampa, che io vi ringrazio soprattutto per averci seguito anche questa mattina. Il prossimo appuntamento di Mattino 6 è per lunedì 24 settembre alle ore 8, invece il nostro telegiornale torna alle ore 13, alle ore 19 e alle ore 23. Per il momento vi auguro una buona giornata.